il primo ospite del giorno in collegamento telefonico è Antonello Troia, il nostro collega, nonché direttore dello Strillone. Buongiorno. Buongiorno a te, direttore. Grazie Antonello. Allora, come abbiamo potuto leggere anche stamane sui giornali e da tutti i vari comunicati stampa che arrivano quotidianamente, c'è un vero e proprio trambusto nel centro-sinistra e nel centro-destra. Al centro le regionali, chi dovrà guidare le varie coalizioni, e anche sul Tirreno cosentino ne abbiamo sentite delle belle, d'accordo? Sì, sono d'accordissimo con te. Lo stato politico calabrese è perennemente in stasi, e non si parla di politica, si parla soltanto di accordi sottobanco che stanno avvenendo in questo periodo tra una frangia del centrodestra e una frangia del centrosinistra, alla ricerca spasmodica di trovare un candidato che possa rappresentarli alle prossime regionali. Ed è una questione abbastanza seria, perché da ambo le parti non si vede una figura, diciamo così, super partes, come vuole un andamento politico anche nazionale e mondiale, di figure che non rientrino nell'ottica della politica, perché la politica è quasi diventato un sistema che viene sopportato a stento dai cittadini che non si trovano nella politica una rispondenza ai propri bisogni. Sì, alla fine ci sono anche delle polemiche abbastanza stucchevoli. Se guardiamo all'Alto Tirreno cosentino, c'è lo scontro tra Paola Eccetraro per gli ospedali. E insomma, sta determinando anche un po' di nervosismo tutto questo. Sì, si gioca sempre sulla pelle dei cittadini, chiaramente. E chiaramente la sanità ha dato sempre quel bacino di voti e quell'aspetto clientelare che la politica, da cui la politica ha sempre tratto soltanto benefici. Ora, quando si è in prossimità delle elezioni, è sempre accaduto questo, è accaduto 5 anni fa e sta accadendo adesso, ovvero mettere in discussione un'intera struttura, quella sanitaria, per poi trarre il maggior profitto da parte della politica, nella speranza che non avvenga. Cioè, noi ci auguriamo che Cetraro possa diventare un punto di riferimento, lo SPOC com'era nella progettualità regionale, e non soltanto un ospedalicchio così con 4 reparti e basta. Ecco, la scissione del PD, tu ne hai parlato attraverso il tuo blog, ma soprattutto hai anche diffuso qualche vignetta divertente, no? Perché insomma, anche qui Magorno già è con Renzi, ma non avevamo dubbi, e dall'altra parte ora c'è anche Giuseppe Aieta, che bisognerà vedere da che parte si ricollocherà. Sì, io sono sempre stato dell'idea che le scissioni e tutto ciò che riguardi la politica venga studiata a tavolino, con tanto di schemi e schemini. L'uscita di Renzi non è stato un colpo a caso, è stata studiata, è stata valutata a fondo, è stata anche valutata la percentuale di quanti potrebbero votare questo partito per il 3,3%, e per quanto riguarda i nostri rappresentanti, un atto dovuto è legato per l'amicizia che c'è tra il senatore Magorno e Renzi. Ciò non mi pare che possa accadere per Giuseppe Aieta, legato a doppio filo con Mario Oliverio. Io non credo, pur avendo ipotizzato un punto di riferimento Giuseppe Aieta per il partito di Renzi, io non credo che Giuseppe Aieta faccia questo passaggio. È troppo importante ritagliarsi un proprio spazio alla luce delle prossime elezioni regionali che passare in toto con Renzi, anche perché poi Giuseppe Aieta dovrà vedersela con figure di primo piano quali Graziano Di Natale e tanti altri che in questo momento stanno passando con Renzi. Ecco, al momento c'è anche Tanzi che si inserisce poi in questo discorso. Secondo te potrebbe essere l'alternativa? No, non è l'alternativa assolutamente. E ancora viviamo in un sistema. Guarda, sono sempre dell'idea che la politica non siamo ai livelli di statisti, siamo a livelli di personaggetti
che si barcamenano nella speranza di avere, di trovare quel loro spazio nell'ambito politico nazionale. E la politica è ben altro, e in tanti in questo momento stanno salendo sui vari carri del vincitore, come lo era per Salvini prima, adesso lo sono per Renzi e Zingaretti, ma è il gioco delle parti, purtroppo, di queste parti che noi continuiamo comunque a sostenere. Se noi ci allontanassimo un poco dall'idea dell'ideologia proprio e studiassimo a fondo che cosa fanno questi politici, forse cambieremmo idea più facilmente. ti volevo prego, anche sottolineare, evidenziare un punto importante. Come no? Che in pochi stanno valutando, ovvero il grido di allarme di Greta. Ecco. Greta, quella ragazza che sta battendo per l'ambiente. Ecco, quello è un punto che noi giornalisti dovremmo valutare a fondo e attentamente, perché è importante per noi lasciare ai nostri figli e al futuro un mondo migliore.